Oggi con i nostri amici abbiamo deciso di sottoporci ad una sessione di domande un po' particolari con la macchina della verità. Che cosa ne verrà fuori? Iscrivetevi al canale! Ma quindi avete capito cosa andiamo a fare? Tre volte che ve lo spiego. Dobbiamo prendere la scossa praticamente. Beh, mi sembra molto molto divertente. Io avevo capito, prendiamo la Nutella. Ma non ci assomiglia neanche la parola scossa e Nutella. Allora, aspetta, potremmo prendere la scossa alla Nutella? Beh, non è una brutta idea, si potrebbe brevettare. Sentite posta? Ragazzi, no. Prima domanda, zitto un pochettino, non fare il protagonista. Cap, è mai stato innamorato? Non fare il protagonista, poi la domanda va su di me, ma scusa un attimo. Ma io non voglio toccare questa roba. Ma l'ultima volta mi ha dato la scossa. Allora, prima di ridare la risposta, sei mai stato innamorato? Sì o no? Va bene, sì. Attenzione. Ma come si avvia sta cosa? Già ho paura. Non lo so. No, puoi anche non avviarlo, se non troviamo il tasto, vabbè, pazienza, finito il video, ciao ragazzi. Ecco, l'ha trovato e devi mettere anche questo. Ha trovato il tasto, porca miseria. Ok, allora, fermo, con calma. Puoi anche non stringere questi, guarda. No, non è obbligatorio. Ho avviato, ragazzi. Allora, due verdi, attenzione. Due verdi. Oh, un rosso. Fermo. Due rossi. Yes! Okay. Verità, ragazzi! Quindi io dico sempre la verità. È effettivamente innamorato. Non ero tenuto a dare questa risposta. Ma sentiamo un pochettino invece tu adesso, brutto puffo. Invece Gazzu. Sì, brutto, esatto. Sei innamorato, Gazzu? Io? No, non sono innamorato di nessuno. Va bene, voglio proprio vedere. No, vieni. Ah, vabbè, se vogliamo considerare l'amore felino, sì, di Pianina sono abbastanza innamorato, quindi ti dico sì. Dai, 3, 2, 1. Scopriamo se l'amore per il cattolo è vero oppure no. Attenzione, quanti ne abbiamo di verdi? Ragazzi, io mi sto distruggendo la mano. Ma come sono rossi? Io sto vedendo rossi. Sì, let's go, è il primo andato. Ma hai mentito allora, non sei innamorato. No, hai finta di amare Pianina. In realtà sono innamorato di Corì. C'è qualche problema? Cosa? La sorella gemella di Nina? Questo è ancora peggio, è ancora più sconvolgente. Bene, ragazzi. Nina qui vuole mettermi in difficoltà, ma adesso c'è arrivata. Riuscita, posso dirlo, se riuscita. Ma adesso io supererò tutto. Nina, no, hai mai mentito a Matt? Bella questa! Dillo, dai, dillo! Sì o no? La sua risposta è no, se dice no. Ma come potrei? Non è vero, Matti. Voglio proprio vedere se dici la verità. Bello, metti. Aspettate. Non ce ne frega nulla. Chiediamo tutto. Si parte, signori. Attenzione. Fermo. Ma ragazzi, qui è tre verdi e due rosso. Aspetta. Sta per arrivare la scossa. Aspetta, quali sono le bugie che le ha potuto dire? Noi vorremmo saperne. Siamo molto curiosi. Tu mi hai mentito. No, è che io in realtà non parlo italiano. Certo, fino adesso però parlava. Sì. Fate una domanda a me che ho bisogno di dimenticare. Vediamo un po'. Dato che ti senti così sicuro e stai accusando Nina, tu hai mai mentito? Ecco. Attenzione, qui potremmo far lasciare i due. Questo è effettivamente molto, molto problematico. Sentiamo, Matti. No, non mi permetterei mai. Ah, no? Vabbè, metti la mano qui, Matti, per favore. Perché anche Nina ha detto la stessa cosa. Ragazzi, vediamo chi è il più fedele della coppia. Ragazzi, fatemi spiegare un attimo. Ma come sta andando? Come sta andando? No, si è buggato. Ma come si è buggato di nuovo? Tre scosse di fila. Quindi, oh mio Dio, vuol dire che non funziona questa cosa. Vuol dire che Nina ha dei segreti e Matti ha dei segreti. Complimenti, Matti. Complimenti anche a te. Ragazzi, questo qui è super affidabile. È testato da capo. Sì, è testato da noi. Certo, ovvio che appunto è affidabile. Ma ragazzi, siamo in una location così bella, così romantica, con i cespugli, gli alberi. Ed è proprio una situazione perfetta per Kazu per fare quello che mi ha detto l'altra volta, ovvero dichiararsi con Nina. Non è vero! Guarda, mettiamo la macchina della verità. Ma quindi te ti sei mai dichiarato a Nina? No, e non mi dichiarerò mai a Nina. Ok, voglio proprio vedere. Attenzione, è partita la macchina. È la ragazza di Matti. Abbiamo un verde. Abbiamo come due verdi? No, aspetta, tre verdi. Oh, cavolo, forse.
ragazzi. Guardate, io non mento mai, ragazzi. Io non mento mai. E infatti non mi ha dato la scossa. Ma che, aspetta un attimo. È colpa tua. Ma lui l'altra volta me l'ha detto. Ma è difettosa, ragazzi. E vediamo, capo. Fermo, tu vorresti dichiararti, Anina, perché ti ho detto di no. No, no, ti ho già detto di no. Me lo fai mettere la mano. Ma no, porca miseria. Metti la mano di qua. Ma vediamo, Cap, hai detto no. Ho detto no. Andiamo a vedere chi è l'impostore. Infatti, andiamo a vedere. Ma che fai? Metti la mano. Andiamo a vedere chi è l'impostore. Vediamo. Non è che mi dà la scossa sto coso. Beh, ovvio, se sei l'impostore. Ragazzi, ragazzi. Oh mio Dio. Non è vero. Ma non è vero. Non è vero. Ma non te ne meriteresti 10.000 di scosse dopo una bugia del genere. Va bene, questa macchina è difettosa, l'abbiamo appurato. No, hai appena detto che era una domanda. Non potevamo mangiare la Nutella e basta? Sì, infatti, infatti, hai ragione. Possiamo mangiare la Nutella e basta? Evitavamo di litigare. Va bene, ormai abbiamo capito che stiamo per distruggere una coppia e quindi si può continuare ancora di più. No. Sentiamo, Ninna, Matti è il tuo primissimo fidanzato? Oh, oh, oh. Ho già avuto altre relazioni. Bella, bella. Ovviamente no. Forse dillo, dillo, dai. Sì, infatti, lo vogliamo sentire tutti. Siamo tutti occhi e orecchie aperte. Sì. Può darsi. Può darsi cosa? Sì o no? Ma Matti, non lo so, non mi ricordo bene. Metti la mano qui, vai. 3, 2, 1. Andiamo a vedere se Matti è effettivamente il primo fidanzato di Ninna. So già che vibra tanto. Già lo so. Non è il primo. Non è il primo. Oh mio Dio. L'abbiamo detto, non mi ricordavo. Ma poi fa malissimo. Non ti ricordi i fidanzati che hai avuto? Guarda Matti come poverino sta piangendo. Certo, io sto piangendo perché vi dimostrerò che Nina è la mia prima e unica ragazza. Un ragazzo serio. Attenzione, con calma, tutti zitti. Guardiamo qui. Se Matti come prima ragazza ha avuto Ninna oppure no. Vedete? Ma cos'è? È un esercito di bugiardi questo. Possiamo dire che adesso siete alla pari, ok? Sì, quindi, effettivamente. Siete due bugiardi modello. Tutto perfettamente equilibrato. Non mi sento più la mano. Visto che prima abbiamo scoperto che Cap era fidanzato, era innamorato. Rispondere alla coinquilina. No, alla coinquilina. Ma aveva chiesto. No, ma aveva chiesto. La coinquilina. Ma solo chiesto se avevo finito i cereali della. Sì, della vabbè, Cap, ascoltami un attimo. Non è che odore di sì, non è che sei innamorato della. Ma chiesto se sono finiti i cereali. Metti la mano qui, voglio guarda, capire se aspetta, sei innamorato. Faccio vedere i cereali. Ci sì, sono i cereali. I cereali con i cuoricini. I Kellogg's. Dai, metti vabbè, qui che vuol Cap, dire Kellogg's cuoricino. Sei effettivamente innamorato della coinquilina? No, non lo sono, te l'ho già detto. Sono solo i cereali, Kellogg's. No, 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 non volevo. Secondo me Cap e la coinquilina si mangiano i cereali con lo stesso cucchiaio. Sì, certo, proprio con lo stesso cucchiaio. Infatti ogni tanto vedo che stanno lì a parlare. Hai danneggiato, sapete che faccio? Sì, me ne vado, non è possibile. No, non è possibile. Torna qui. Ma sai una cosa? Non sono, secondo me, l'unico innamorato della coinquilina, anche te. È vero, ragazzi, ve lo giuro, l'altra volta l'ho scoperto mentre stava scrivendo una poesia e sopra c'era scritto per coinquilina. Ma stavo scherzando e te lo dimostro ora. Vai. Che io non sono effettivamente innamorato della coinquilina. Sono sicuro, non tanto è semplice. Neanche. Ma è inutile, sì, certo, guarda, appunto, ragazzi, non ci sarà nessuna scossa. Vuol dire che entrambi saranno fidanzati. Sì, sì, vabbè, dai, tanto come non vibrerà mai. Lo sapevo, traditore. Ma è tarocca sta cosa. Traditore, no, non è tarocca, potrebbe essere tarocca, però con te non è tarocca, con me sì. Con te sì, e con me no. Comunque, certo. Quindi a entrambi piace la coinquilina. Ma non è vero, piace solo a Cap. Ma non è vero, ma che... Ragazzi, ma lo vedete? Non sto capendo. Vabbè, faremo un giorno una sfida per vedere chi si metterà con la coinquilina. Oppure possiamo sposarci entrambi con la coinquilina. Non è legale questa cosa. Adesso basta parlare di chi si vuole fidanzare con la coinquilina. Basta parlare, smettila, stai zitto. Sì. Spostiamoci un pochettino di più al lato sinistro e parliamo un pochettino con... Posso andare al lato sinistro? Ninna, ascoltami. Tu vorresti sposare Matti da grande? Sì. Attenzione, ferma, solidale la sua risposta. Vediamo cosa succede. Guarda che se c'è la scossa vuol dire che Nina effettivamente non vuole sposare Matti. Oh mio Dio, la macchina di caricamento. Oh mio Dio. No, vabbè.
Ma sì, come non c'è stata? L'ho sentita bene. Oh, mamma mia. Funziona. Cioè, esatto, basta con queste domande, sì, per favore. Matti, tu invece vuoi sposare Linda? Basta, no, la devi smettere. Sì o no? Io in confronto a lei la voglio sposare davvero. Oh, oh mio Dio, stiamo per distruggere la coppia, te ne rendi conto? Guardate qui. Adesso parte un'altra scossa. No. Scossa di nuovo. Ma qui, ma questa stiamo qui non distruggendo una coppia. Sì, cioè non è la macchina della scossa, è la macchina distruggi coppia. È una tortura quella. Ragazzi, questa è una domanda rivolta a tutti e quattro. Quindi okay, un dito per uno sulla macchina. Ok, okay, bene. Quest'estate ci sarà la villa degli youtubers 2.0? Io direi di no. Non penso. No. Neanche io. Quindi aspettate, se prendiamo la scossa vuol dire che effettivamente la villa ci sarà. Esatto, però solo la macchina ci darà la risposta. Oh! Aio! Aspetta, quindi ci sarà un'altra villa. Sì! Sì! Anzi, a proposito, fatti fare una domanda un pochettino più piccantina. Peperoncino. Vabbè, questa era una battuta. No, vabbè, questa è una battuta, guarda. È inutile che cerchi di dilungare. Cap, tu baceresti la ragazza di Matti? Aspettate, chi è la ragazza di Matti? Ninna. Ragazzi, togli il video. Come togli il video? Ma cosa vuol dire questo, Cap?